Ciao a tutti ragazzi, bentornati sul mio canale, io sono Armando e te lo recensiono. Formattare una chiavetta USB o un hard disk è la cosa più semplice di tutte, assolutamente. Ma poter utilizzare questa chiavetta USB o l'hard disk esterno su Windows e su Mac deve essere fatta una formattazione particolare. Ve la spiego in questo tutorial dandovi due possibilità di far interfacciare e farsi capire i due file system del Mac e del Windows. Quando iniziamo ad utilizzare il nostro Mac e vogliamo formattare un nostro hard disk per renderlo compatibile per entrambi i sistemi operativi di Mac o Windows, basta collegare il nostro hard disk o la nostra chiavetta USB alla nostra porta USB e attendere il caricamento della stessa, e vedremo che sulla nostra scrivania comparirà l'iconcina del nostro hard disk. Nel caso in cui non dovesse comparire questa iconcina, andiamo nel Finder in alto a sinistra, preferenze, e nel tab generali andiamo a spuntare dischi esterni, CD, DVD e pods, oppure dischi rigidi. Io per semplicità d'uso lascio solo questi due, perché poi ad andare a prendermi qualcosa dal mio disco rigido vado direttamente qui sul Finder. Una volta fatto questo ci basterà premere Command spazio e andare a scrivere disk, e vedete che uscirà Utility Disco. Ci andiamo a premere sopra, comparirà questa nuova schermata dove al suo interno ci sono l'elenco dei hard disk interni e gli hard disk esterni del nostro computer. Andiamo sull'hard disk esterno e poi da qui semplicemente sul tasto inizializza. Facendo questo possiamo andare a inserire un nostro nome di puro piacimento e poi dobbiamo andare a scegliere il tipo di formattazione. Allora, qui troviamo in questo menu APFS, macOS esteso, exFAT o MS-DOS FAT. I nuovi sistemi operativi del sistema Mac, APFS sono le ultime codifiche per la formattazione, e quindi se vogliamo utilizzare la nostra chiavetta per poter interfacciare i file su tutti i sistemi operativi del Mac, ma solo quelli, possiamo andare a selezionare una di queste. Se vogliamo utilizzare invece il Mac con i sistemi operativi un pochettino più vecchiotti, possiamo andare tranquillamente a scegliere il macOS esteso, che poi ci possa essere journaled codificato, oppure distinguere tra minuscole e maiuscole, oppure tra maiuscole e minuscole. Questo a poco punto noi possiamo andare tranquillamente a fare per gli utenti base o il macOS esteso o APFS se vogliamo restare in mondo Mac. Ma se vogliamo interfacciare, come vi ho detto prima, la chiavetta o il nostro hard disk per una formattazione che vada bene sia per Mac che per Windows, dobbiamo scegliere exFAT. Scegliamo exFAT e bisogna andare a fare inizializza. Attenzione però ragazzi, se andate in questo momento a fare la formattazione della vostra chiavetta USB o del vostro hard disk, se premete su quel famosissimo tasto che vi ho fatto vedere prima, inizializza, perderete tutti i vostri dati. Quindi prima di farlo andate a fare un bel backup di tutti i vostri file. Non vorrei che poi dopo andate a cancellare tutto, e ragazzi, a me è capitato, ho perso tutto. Quindi evitate di fare questo procedimento se già all'interno del vostro hard disk ci sono dei file. Se invece l'hard disk è completamente nuovo, allora potete andarlo a formattare tranquillamente prima di iniziarlo ad utilizzare. Si preme su inizializza, parte tutto il procedimento dove disattiva il disco, lo formatta e poi dopo gli dà il nome Armando USB. Con la spunta verde il disco è stato formattato alla perfezione. Una volta fatto questo basta cliccare su fine e la penna USB o il nostro hard disk è stato formattato correttamente. Adesso invece vi mostro come fare per poter leggere i file NTFS senza dover formattare, casomai avete avuto in prestito una chiavetta USB o un hard disk da un vostro amico, sul Mac.
Semplicemente basterà aprire il nostro browser e dal nostro browser scrivere Mounty. Una volta fatto questo troviamo Mounty for NTFS. Ci clicchiamo sopra e questo è un tool che serve una volta scaricato. Qui, get click to install. Adesso c'è la versione per il Big Sur, ma noi abbiamo anche la versione per il 10X, quindi è compatibile sia sulla nuova versione di Mac che con quello vecchio. Si va a cliccare, si fa conserva senza avere problemi, lo si va ad installare, lo apriamo. Il tool è completamente gratuito, bisogna solamente portare Mounty nella cartella di applicazioni, a destra questa casella, questa iconcina di una montagna con la M. Questo che cosa significa? Che noi possiamo andare da oggi in poi ad inserire qualunque tipo di hard disk, che esso sia formattato o meno per un sistema operativo specifico, ci renderà il nostro hard disk pronto per la lettura e la scrittura. Quindi, come abbiamo potuto vedere, con questi due semplici passaggi possiamo utilizzare le nostre chiavette USB e i nostri hard disk esterni su entrambi i dispositivi. Allo stesso tempo con Mounty, se ci viene data in prestito una chiavetta USB o un hard disk esterno, possiamo andare a leggere e scrivere al suo interno senza avere nessun tipo di problema. Personalmente io vi consiglio questa chiavetta USB, che è anche 3.0, che serve per la velocità di trasmissione di dati in lettura e scrittura maggiore, ovviamente dove il vostro computer lo supporti, e questo hard disk della Western Digital, che sempre con la tecnologia 3.0 vi dà la possibilità di trasferire i file e i vostri documenti nel minor tempo possibile. Vi lascio in descrizione qui i link per poterli acquistare, e allo stesso tempo, se il video vi è piaciuto, lasciate un like, iscrivetevi al canale e attivate la campanellina per non perdere le mie future recensioni e tutorial. Se avete qualche domanda o se volete commentare con me questo video, lasciate un commento e io vi risponderò nel più breve tempo possibile. Ciao ragazzi e al prossimo tutorial.